Fornito, Tavares, Gustavo sono tre i dossier più importanti sul tavolo del direttore sportivo del Messina Cristian Argurio alla voce rinnovi contrattuali. Insieme a Martinelli, De Vita e Giorgione già da tempo bloccati, gli uomini chiave intorno ai quali costruire il Messina che verrà. Per Fornite esiste da settimane un'intesa verbale con il procuratore del giocatore. Concordati importi e durata del prolungamento occorre mettere nero su bianco. Il centrocampista calabrese, sul quale hanno messo gli occhi anche alcuni club di Serie B, è legato da un rapporto di fiducia e stima con il dirigente del Messina che dovrebbe risultare decisivo. Discorso analogo per Diogo Tavares. Il capocannoniere bianco scudato è stata un'autentica scommessa di Argurio, che a ridosso del debutto di Monopoli lo ha tirato fuori dal cilindro, premiato dai 7 gol in 22 partite, di cui soltanto 13 da titolare. Un rapporto reti-minutaggio da attaccante di primissima fascia, condito da spirito di sacrificio e adattamento. Le funzioni di terzino svolte nel match con il Foggia rappresentano un esempio emblematico, che hanno attirato le attenzioni di 5-6 squadre di vertice di Lega Pro. Il portoghese vuol rimanere a Messina, il suo procuratore, il Regino D'Attola, ne parla da tempo con Argurio. Nei prossimi giorni verrà approfondito il tema ingaggio. La richiesta di un ritocco del 20-25% rispetto a quello concordato a settembre, vista l'ottima stagione e il mercato di cui gode il calciatore nelle cose, a divenire un'intesa non dovrebbe essere difficile. Più complicato invece il prolungamento del contratto di Gustavo. Mezza Serie C gli va dietro. Dopo qualche balbettio, questa stagione per l'ex attaccante della Salernitana è stata quella del rilancio. Il suo agente Gaetano Montalbano ne è consapevole e lo farà valere al tavolo del rinnovo, che si profila finanziariamente impegnativo per il Messina. In questa stagione infatti parte del compenso complessivo di Gustavo, decisamente sopra la media del club peloritano, era a carico del Novara, squadra dalla quale la società giallorossa lo ha prelevato a fine estate. Trovare la quadratura non sarà semplice.